È la città di Napoli in questi giorni la protagonista del dibattito internazionale sui temi dello sviluppo urbano e del suo impatto sulle comunità e sulle economie. I padiglioni della mostra d'Oltremare ospiteranno fino al 6 settembre la sesta edizione del World Urban Forum, centinaia di eventi e seminari in programma per condividere esperienze ed approcci innovativi grazie a contributi provenienti da tutto il mondo. E dalla valorizzazione e riqualificazione del territorio cittadino, il Comune di Napoli dedica una mostra tematica ed un dibattito sull'attuazione del piano regolatore. Sintetizziamo un anno di attività e soprattutto quello che è il nostro programma di gestione del territorio per quella che sarà la nostra esperienza amministrativa dei prossimi 4 anni ancora, cioè l'attuazione del piano regolatore e la concretizzazione di quelle iniziative che la città attende per dare risposta all'economia, al bisogno di casa, al lavoro, la possibilità di discutere, di partecipare anche ai momenti di dibattito organizzati soprattutto da chi viene da esperienze completamente diverse dalle nostre in Europa come in tutto il mondo. È un fatto importante. In occasione del sesto forum urbano mondiale, l'assessore Luigi De Falco ha incontrato tra gli altri il senatore francese e consigliere UNESCO Yves Doge, che ha invitato il Comune di Napoli all'incontro internazionale previsto a metà novembre a Bordeaux per i 50 anni della legge Malraux sui centri storici. Nous avons évidemment beaucoup marché ces deux jours dans le centre historique et nous sommes évidemment impressionnés par l'exceptionnelle beauté de ce centre. Nous réalisons le travail considérable qui est entrepris pour sa mise en valeur. Nous avons les mêmes problèmes en France, mais ici le problème est peut-être plus important encore que chez nous, parce qu'il y a une densité considérable et je dirais un ensemble patrimonial unique au monde. Donc on va dire que avec Naples, on a l'exemple le plus parfait que l'UNESCO met en avant de la gestion des centres historiques.